Sì, grazie Presidente. Beh, intanto io partirei dal concreto perché oggi parliamo di piano della povertà, invece stiamo strumentalmente parlando di altro. Riguardo al piano della povertà, il lavoro che abbiamo seguito e fatto in commissione sia sul piano che sul reddito di solidarietà intendeva prima di tutto sottolineare che il problema è quello della soglia di povertà relativa e noi con l'emendamento approvato ieri sulla legge e con quello che c'è scritto nel piano contro la povertà recepiamo con soddisfazione che l'obiettivo è uscire dalla soglia di povertà relativa e questo ci pare un aspetto positivo. Come positivo ci è parso il fatto che sia nella legge e sia nel piano per la povertà sia previsto il potenziamento dei centri per l'impiego, perché per noi è fondamentale potenziare i centri per l'impiego nel senso che dicevamo ieri, che devono per noi diventare un incontro fra domanda e offerta e quindi favorire anche quell'incontro con anche quel poco, come ieri convenivamo con altri consiglieri, di offerta che c'è. E questo sono i punti fondamentali che secondo noi vanno colte. Alcune criticità che noi rileviamo è il fatto comunque che il piano prevede il fatto di non spendere tutti i soldi che ci sono. Diciamo, probabilmente tutti quei soldi non li spenderemo. Ecco, su questo noi rileviamo una criticità, perché se noi stanziamo dei soldi per la lotta contro la povertà, penso che dobbiamo spingere tutto l'impegno che c'è per spenderli. E qui arriviamo al discorso diciamo delle platee. La platea che prevede il REI purtroppo è ristretta, perché prevede quei 6.000 euro di ISEE che sono legati alla norma nazionale. E qui veniamo alla norma nazionale. La norma nazionale, che è il REI, contiene dei limiti, perché dice che va data solo a chi ha sotto i 6.000 euro di ISEE. E proprio ieri l'assessore Gualmini diceva è indecoroso il REI. Quindi voi oggi invece nella vostra risoluzione dite il REI è un modello, buttateci più soldi. Ma fino a ieri c'eravate voi a doverci buttare più soldi, invece siete arrivati solo ad un certo punto. Qual è la soluzione? La soluzione è il reddito di cittadinanza, che è scritto nel programma di governo. Fino alla scorsa legislatura, quando il Movimento 5 Stelle parlava di reddito di cittadinanza, qui e in Parlamento, ci ridavate in faccia. Oggi siete diventati i più grandi paladini del reddito di cittadinanza. Bene, io sono contento, tanto che nonostante i limiti che abbiamo sottolineato ieri sulla legge e sul piano della povertà, noi voteremo a favore sul piano della povertà. Per tutto il resto è strumentale, e qui rispondo in parte a Taruffi, in parte ad altri colleghi, perché oggi si è parlato anche di ERP, che è sempre collegato a questo tema, immigrati, non immigrati, universale, non universale. Allora, accogliere richiede una gestione responsabile di nuove situazioni complesse che si aggiungono a numerosi problemi già esistenti, nonché a risorse che sono sempre limitate. Quindi bisogna stabilire misure pratiche nei limiti consentiti. Queste cose le ha dette una persona che secondo me è ancora più a sinistra di Taruffi. Non glielo dico perché poi se la va a cercare e capirà chi è. Quindi anche il REI e anche l'ERP oggi ha posto dei limiti, perché avete detto non chi è qui da ieri può entrare nell'ERP, ma chi è qui da almeno 3 anni. Qualcuno diceva 5, qualcuno forse voleva 1, alla fine si è stabilito che qualcuno diceva 10, va bene. Comunque alla fine si è stabilito all'interno di un consesso qual era il limite accettabile? Bene, anche in Parlamento, quando si parlerà di reddito di cittadinanza, si stabilirà in un consesso quali sono i limiti, perché le risorse sono quelle. Perché non possiamo dare tutto a tutti come qualcuno vorrebbe e non possiamo dare niente a nessuno come qualcuno vorrebbe. Quindi noi a un ODG strumentale, visto che l'argomento è già stato affrontato ieri e ve l'abbiamo detto, non parteciperemo al voto. Noi l'abbiamo già detto, abbiamo uno strumento che è il contratto e lì sopra c'è già scritto che faremo il reddito di cittadinanza. Poi se vogliamo citare delle canzoni, io invito a Taruffi di andarsi a riscoltare Gaber e di alzarsi dalle poltroncine del bar Casablanca. Grazie.